trovato! Segna posto assicurato! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te! Sì, avete i tappi? Li avete trovati? Magari, che ne so, a casa del nonno che beve sempre un bicchiere di vino a pranzo? Bene, fategli bere il vino e prendete il tappo, perché quest'anno i segnaposto di Natale li faremo con dei bellissimi tappi di sughero. Prima però di spostarci sul piano da lavoro ho delle cose da dirvi. Primo, vi aspetto sempre su Instagram, venitemi a cercare, pennello bianco su fondo rosso, Arte per Te su Instagram vi aspetta, Arte per Te vi aspetta anche su Facebook, sempre stessa fotina, pennello bianco su fondo rosso, e Arte per Te, anzi no, Ombretta, vi aspetta anche sui 6 altri 2 canali, Ombretta, il mio canale YouTube di lifestyle, beauty e cose da donna, e... Due cuori e una cappa, il canale di cucina in cui mi diverto a cucinare per voi insieme a mio marito Gabriele. Vi ricordo anche che Arte per Te può essere supportata tramite il pulsante PayPal che trovate sulla homepage del canale. E vi metto anche qui il link al perché del video in cui vi spiego il perché di questa novità. Se vi va, ragazzi, perché se no va bene lo stesso e vi voglio bene lo stesso, lo stesso, lo stesso. Perché comunque siete sempre con me qui a supportarmi sul canale e io lo so. Bene, adesso basta cianciare, spostiamoci e andiamo a lavorare. Spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo come trasformare un banalissimo tappo in un segnaposto di Natale troppo bello. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri segnaposto delle feste, un'arenna o un cagnolino festoso per accogliere i nostri ospiti. Andiamo subito a creare l'arenna. Quello che ci occorrerà saranno 3 tappi in sughero, 3 tappi di questa forma o i tappi classici, io questi avevo e questi uso. Un po' di nastrino, io ho qui una valanga di nastrino, va bene uno qualunque, lo sceglieremo poi insieme. Una pallina rossa, anche qui ne ho prese una vagonata, ho preso le palline rosse in polistirolo, ho preso gli strass rossi, potete usare le capocchie degli aghi, quelli per prendere le misure, insomma, oppure semplicemente delle perline rosse che i vostri figli, se avete figlie femmine, avranno nella sacca delle perline. Oppure usate quello che più vi piace, potrete anche farla con la colla a caldo facendo una capocchietta e poi disegnandola di rosso. Uno di questi fili di ciniglia con anima in fil di ferro, sono i classici scovolini, quelli pulisci pipa, occorrerebbe marrone, io non ce l'ho marrone, quindi lo prendo arancione e poi con un pennarello marrone vado a colorarlo del colore che mi interessa avere. Poi ci occorreranno 2 pennarelli marroni. Ci occorrerà un tagliabalza e ovviamente la nostra immancabile pistola per colla a caldo. Cominciamo subito e cominciamo a creare la nostra piccola arenna. Un tappo lo lasceremo intero perché sarà il corpo dell'arenna. Vi suggerisco di prenderlo bello maculato, poi sporcatevi le dita con il pennarello che in questo video la farà tanto da padrone e passate semplicemente così le dita ad intensificarne il colore. Non varierà il colore, lo renderà solamente un po' più usurato, diciamo così. Prendiamo un tappo e tagliamo a circa 1,5 cm dal suo fondo, così, e voilà. Facciamo la stessa cosa anche con un secondo tappo. Dividiamo a metà i 2 pezzetti che abbiamo tagliato, esattamente a metà. Quindi avremo queste 4 metà di un mezzo tappo. Col tappo che ci è rimasto invece, quello di prima, tagliamo un altro dischetto, così, voilà, e a sua volta dividiamo a metà il dischetto che si è formato, così, tac. Quindi abbiamo questo, abbiamo i 4 mezzi tappi, ci occorre semplicemente un altro pezzettino di tappo che potremo tagliare dal terzo tappo.
un pezzettino non troppo lungo, così un centimetro, va bene? Adesso andiamo non all'arrembaggio ma all'assemblaggio. Come prima cosa metto il tappo e sulla parte proprio davanti a me appiccico il pezzettino di tappo che ho appena tagliato, così. Quindi prendo i quattro mezzi tappi di prima e vado ad incollarli così, guardate. Qui c'è il mezzo tappo completamente dall'altra parte, qui da una parte e qui dall'altra, così. Facciamo la stessa cosa anche più dietro, quindi prendiamo il mezzo tappo e senza bruciarci, mi raccomando, lo poggiamo qui e senza bruciarci lo poggiamo qui. A questo punto, su questa parte, pratichiamo un taglio che sarà il taglio all'interno del quale andrà messo il nome del commensale, il cartoncino col nome del commensale. Così, prendiamo adesso la nostra costruzione, prendiamo questo tappo e soltanto adesso diamo un taglio con la parte anteriore più alta di quella posteriore. Quindi su questa andiamo a poggiare la rimanenza del tappo che ci era avanzato dalla costruzione. Quindi poggiamo qui. Ora prendiamo le due mezze lune che avevamo e tagliamo gli angolini così e così. Mettiamo la colla sulla faccetta più lunga e poggiamole una da un lato e una dall'altro. Saranno le orecchie della nostra renna. A questo punto prendiamo il nostro scovolino, pieghiamolo a metà così e tagliamolo e appiccichiamolo sul retro della testolina. Quindi metto un punto di colla qui, giusto un puntino, e appiccico e lascio appiccicare ben bene. Quindi prendo questi e li stringo attorno ad ogni cornetto preesistente e diramo appunto le corna della mia renna. Quindi con altri due pezzettini li semplicemente avvolgo così al pezzo principale e faccio salire le cornicchia della renna, tagliando se c'è un eccesso esorbitante. Voilà! E fino a qui quello che abbiamo è questo. E ovviamente coloriamo anche una bella codina. E via svettante! Per il naso e per gli occhi userò delle palline di polistirolo che colorerò poi in seconda battuta con del colore, appunto. Quindi adagio una punta di colla a caldo, prendo la mia pallina in polistirolo e la poggio su, così. Allo stesso modo faccio per gli occhietti, che non arretro troppo, faccio uscire una puntina di colla e la metto lì dove voglio inserire l'occhietto, qui, ed esattamente dall'altra parte faccio esattamente la stessa cosa. Una volta che la colla si è raffreddata passo a colorarle. Io ho usato il polistirolo, quindi userò un colore, un pennarello con medium ad acqua,
per non fare sciogliere il polistirolo. Attenti a quello che usate, perché vi ricordo che il polistirolo è suscettibile all'acetone. Se usate palline di plastica colorate, se le avete, non ci saranno problemi. Qui da metterci molto carine stanno, come vi dicevo, le capocchie degli spilli, ma io non le avevo e quindi largo alla creatività. E poi con una penna tiriamo giù il musetto così dritto e facciamo il bel sorrisino di Rudolf, così. Ora manca solo un bel fiocchetto, prendo un bel nastrino tutto a stelle, divido in due, creo i due occhielli, così, quindi annodo, taglio a verso, uno, e due, faccio un finto giro dietro il collo da una parte e dall'altra, mi raccomando attenti a non bruciarvi, da una parte e dall'altra, così, una finta sciarpetta, e poi al centro attacco il fiocchetto ben bene. Elimini i residui di colla e voilà, il nostro segnaposto è pronto. Non ci rimane che preparare il cartoncino e inserirlo sulla schiena. Adesso vado a prepararlo e nelle foto lo vedrete bello e pronto. Bene, spero che questo segnaposto con i tappi da vino vi sia piaciuto. Io vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao e buon Natale! Ed ecco l'occorrente invece per il nostro cagnolino segnaposto. 5 tappi di sughero, del nastrino rosso, un pezzettino di fommi perlescente, ma potete usare anche una perlina, qualunque cosa abbiate di rosso, se sbrilluccica ancora meglio. 2 palline per gli occhi, perché stiamo facendo un cagnolino. Io non ho palline nere, colorerò queste palline in polistirolo, ne prenderò 2 e le colorerò di nero. Poi un pennarello per colorare appunto le palline, pistola a caldo e relativa stecca. È il nostro immancabile tagliabalza. Cominciamo subito. Come prima cosa prendo le palline e le coloro di nero. E quindi colorate tutte le palline, le lascio riposare su un piano. Voilà! Al centro di questa decorazione invece disegniamo un cuoricino e ritagliamolo. Mettiamo da parte anche il cuoricino. Adesso cominciamo proprio a creare il nostro cagnolino. Come prima cosa decidiamo l'altezza. Allora, io voglio che tutto sommato non sia troppo alto, se no perde in tenerezza, quindi tolgo 1 centimetro dal mio tappo. Io il tappo principale lo sto facendo di 3 centimetri. Poi pratichiamo una sorta di taglio a V, cioè togliamo un quarto di tappo, si può dire, così, in maniera a mo' di fetta di torta. Adesso in una delle due parti, la mia parte è conica, ma se voi avete una parte se avete un tappo conico dalla parte in cui è più largo, se invece avete un tappo dritto dalla parte in cui deciderete essere il lato superiore, facciamo un leggero taglietto di sbiego, così, voilà, in modo che quello che avremo sarà questa forma qua. Tagliamo 1 centimetro circa dall'altro, da un altro tappo. Questa sarà la faccia. Prendiamo adesso 2 parti rimanenti dei tappi che abbiamo tagliato e tagliamoli di sbiego, così, partendo dal margine piatto verso l'esterno. Facciamo la sommità il più sottile possibile. E quello che avremo alla fine del taglio saranno 2 fettine così, tonde, ma tagliate di sbiego. Mettiamole da parte. Ora prendiamo altri 2 tappi.
tappi lasciamo 2 cm, che rimangano 2 cm, quindi tagliamo diagonalmente. Faccio prima a farvi vedere che a spiegarvi. Questo tipo di sezione e tradichiamone con un altro tappo un'altra speculare. Adesso prendiamo il laccetto e preparo anche un fiocchetto. Bene, cominciamo ad assemblare. Come prima cosa appiccichiamo quelle che diventeranno le gambotte al nostro lavoro. Prendo i 2 lunghi tappi tagliati di sbiego e metto un po' di colla nella parte iniziale, quindi attacco proprio qui, uno da una parte così e uno qui dall'altra. Quindi nella parte sommitale puscio colla e attacco testolona così. I 2 dischetti che abbiamo tagliato, metto la colla nella parte più sottile qui e appiccico una da una parte e anche dall'altra parte. Mettiamo un punto di colla da una parte così e attacchiamo un occhietto. Se usate il polistirolo non utilizzate la colla acetovinilica, perché sennò la pallina inizierà a sciogliersi inevitabilmente. Quindi vabbè, poi i residui di colla a caldo li togliamo con calma. Prendo la decorazione a cuoricino, nel mio caso è adesiva ma poco importa, io un puntino di colla lo metto sempre e la attacco qua tra i 2 occhi, voilà, così, cagnolino. Ora prendo il mio fiocco, metto un puntino di colla tutto qui attorno al collo appunto e vado ad agganciare il mio fiocchetto così con il pennarello nero. Ok, faccio la faccina. Come soluzione per agganciare il nome al segnaposto ho reputato più carina quella di far venire fuori da dietro un bastoncino con il cartellino, così che possa essere intercambiabile, perché se metto il cartoncino appiccicato tra le gambotte rimane fisso e durante le cene di Natale dovrei fare sempre un cagnolino nuovo. Invece così attacco con un po' di colla a caldo questa cannuccia di cartone che ho comprato da Tiger in un set di cannucce, la appiccico sul retro del cagnolino così, rimane una soluzione carina, pulitissima e molto molto divertente, che sa molto di Natale. Nella renna invece, per attaccare il cartoncino e rendere evidente oltre le corna della renna, ho sperimentato un cartoncino con un gambetto bello lungo, in modo che poi infilandolo all'interno della schiena della renna, del dorso della renna, svetti bello in alto e sia bello evidente e ben dritto, come vedete. Molto molto carini i nostri segnaposto fatti con i tappi, scegliete il vostro preferito e proponetelo sulle vostre tavole di Natale. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Oh,
devo dirla tutta, sono idee rubacchiate da internet, anzi da Instagram, e quindi mi sono piaciute, le ho viste al volo e ho voluto per forza rifarle. Le ho volute rifare perché Enzo, vi dico la verità, mi ha chiesto il cagnolino, e una volta che ho fatto il cagnolino ho voluto farvi vedere anche come si realizzava la renna. Sono troppo carini, molto d'effetto e veramente veramente graziosi, e tra l'altro si accordano perfettamente ad essere dei segnaposto proprio per la loro natura, per la loro materia, essendo dei tappi da vino trasformati in qualcos'altro. Se questo video vi è piaciuto, regalatemi uno sfavillantissimo e tapposissimo pollice in su, condividete il video sulle vostre pagine Facebook e soprattutto lasciatemi tanti commenti qua sotto dove mi dite cosa ne pensate. Basta parlare, vi ho detto già che vi aspetto su Instagram, su Facebook, sul mio canale Ombretta, sul mio canale Due Cuore K. Cosa vi devo dire? Ah sì, che vi aspetto sempre qua anche per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!